O fogna putrida. O. Oh mamma mia. Senti che cattivo odore. Oh! Mamma mia, no. Mia buona. 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 Sì. Questa è Epni e bentornati in questo nuovo video sul mio canale. Come avevo promesso, oggi vi avrei portato la Rischia il Gusto Challenge con le nuove caramelle che trovate in edicola. Ci sono 18 nuovi gusti, tra i quali si possono trovare puzzetta selvaggia, cerume, sapone grasso, pesce marcio, letame fresco, pannolone del nonno e tanti altri ancora. Ma non sarò da solo, sarò in compagnia di mia nonna. Buonasera. No, 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 come stai? C'è male. Ecco, da tanto non veniva sul canale, abbiamo anche la doppia inquadratura. Benino, benino. Pa, 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 pa. Oggi nonna andremo a fare una sfida molto, ma molto particolare. Tra l'altro ho dimenticato due cose. Mi serve un piatto e una ciotola, perché ci sarà da sputare. Oh, me li fa sentire. Tanto se vuoi puoi intrattenere i miei fan, vai. Io non lo so, mia che mi fa... qualcosa di quando cosa mi fa fare? Ora non so se mi fa sentire queste caramelle. Io no, perché a me le caramelle non piacciono. Ora è andata a prendere il piatto. Io non so che vuoi fare con questo piatto. Ah, abbiamo due piatti, uno ciascuno. Ora rovesceremo le caramelle e le divideremo per colore. Successivamente andremo a prendere la rotellina che, tirandola, ci dirà quale caramella dobbiamo mangiare. Rischia il gusto funziona in questo modo: se tu mangi la caramella cattiva, senti il saporaccio. Io la anche se, mangiare. Lo so, infatti se non ti piace la sputi. Ma io la sputo subito. E tanto lo capisci dopo un pochino se è buono o no, quindi sei costretta. Ah, perché è vero quello che c'è scritto. No, quello che c'è dentro è dato da delle sostanze che ovviamente che non sono nocive. No, ecco. Se no non potrebbero essere vendute. Intanto qui abbiamo la freccettina, letto con le istruzioni e con tutti i gusti segnati. Che tu avevi scritto. Questa è la rotellina che dobbiamo andare a bucare per metterci poi la freccia e decidere il gusto. Qui, se non sbaglio, abbiamo le caramelle. Sono proprio per fare valore. Vedi? Aspetta, ti metto tutte le caramelle nel piatto. Tanto non dovremo mangiarle tutte, perché no, chi arriva prima a 30 punti perde. Ah, io non ne mangio punti. Ora però dobbiamo trovare in quest'altra bustina il corrispettivo dei punti per vedere chi perderà per prima, perché questa è una sfida. Qui vince il più forte. Io no, perché non mi piacciono. Ma in realtà vince solo chi becca meno caramelle schifose. Quindi è tutta questione di fortuna o sfortuna. No, ho capito. Queste sono due bustine differenti, la viola e la rossa. Aspettate che levo l'immondizia. Costruiamo la nostra roulette, che è la lì che tipo faceva Paolo Bonoli, sei presente, no? Uguale. E ora divido le caramelle in modo che ce ne siano un po' di tutti i colori nella stessa quantità. Per esempio le verdi, ne hai 4, ne prendo 3. Ti do 4, 5 celesti. Mi prendo questi ma qui. Ma si deve mangiare davvero? Ma non tutte, nonna, solo alcune. Ma io non le voglio mangiare. Questa qui è arancione, è il pannolone del nonno. Sì. Questa qui sa di pannolone del nonno. Sì, adesso è buono. Poi tieni due nere. Ok, dovremmo essere più o meno uguali, no? Vedi? Vedi, anche se le vedi in riflesso così dall'idea sono più o meno uguali. Ti do pure l'onore di iniziare se vuoi. Dai un colpo alla freccia, vediamo cosa esce. Così scopriamo. Ma in che senso? Dai una bella botta, un colpo netto. Così. Va bene, anche così va bene. Ti è capitato celeste. Allora, però entrambi mangio. Adesso dovremo prendere una caramella celeste che può essere ferma o fogna putrida. Oh mamma mia. Oppure ribes blu. Ovviamente se è ribes blu prendi meno punti e quindi uno solo. Se è la fogna 5 punti. 5 di 30 ma è un bel pezzo. Possiamo sputare. Ed è per questo che abbiamo il nostro magico cesto qui per sputare dove lo vogliamo. Quindi al 3 si va. 1, 2, 3. Ma si deve masticare. Sì. La mia ribes, c'ho un punto quindi. La tua è buona o cattiva? A me sembra buono. Se è dolce è buona. Dolce. Ok, bene. Quindi, se hai beccato il rimesso abbiamo un punto ciascuno. Si può buttare, vero? Non è che è baracco, vero? No, no. Quindi abbiamo un punto per uno. Ora, tocca a me, tiriamo la ruota. Ecco, ho spaccato. Io ora lo metto fa. E lo rimetto. Secondo giro. Oh, attenzione. Di nuovo la celeste. Quella. Vogliono farci beccare la fogna putrida, nonna. C'è poco da fare. Ah, qui. Allora vai. Se ne prendo è un il altro. Tuo momento. 3, 2, 1, vai. Questa dolce non è. La mia fa il pivo. Sa di pino. Ma che pino? Pino e Geppino. Ma il mio sa di pino. Ma cosa pino? È fogna putrida. Ma insomma non è cattiva. Ti è le papille gustative distrutte, te lo dico no, io. No, ce lo vuole. Ce lo vuole. Quindi siamo 6 punti ciascuno. Va bene, tocca a te rigirare la ruota, eh. Stiamo andando di pari passo. Arancione. Ovvio, okay. Ce l'abbiamo. L'arancione è o il pannolo del nonno o il melone. Lei mangia, lei non ha paura di nulla, vabbè. Io invece ci penso un po'.
Melone. Mi è cattiva. È cattiva? Mm? Scusa allora. La sua ti sei beccata 5 punti. Sì, senti io cattivo odore. Oh! 5 punti, vai a 11. Io ho 3 punti perché è buona, quindi vado a... Va bene, tanto male, non fanno. 5. Si fa per giocare. 6, 6 più 3, 9 a 11. Quindi stai perdendo, nonna, perché chi arriva a 30 perde. Beh. Occhio. Verde. Verde ce l'abbiamo. Ecco. Sei pronta? Sì. Oh, pesce marcio. Boh. O succo di pera. O prendilo, eh. Si spera succo di pera, visto che prima ho beccato. A me è buono. Allora, no. La mia è buona, eh. E poi nei commenti delle altre sfide leggo: ma non fanno schifo in realtà. Ma sì che fanno schifo. Ma stai scherzando? Oh mio Dio. Quindi fammi capire, io ho beccato il pesce marcio, ho beccato 7 punti. 7 più 9, 16. Te hai beccato la pera e sono 2 punti. Buona era. Solo io mandava di mangiare. L'hai sputata anche te? Sì, sì. Secondo me ti stai imbarando. No, no, era dolce. Va bene, 16 a 13. Va alla fine e perdo, eh. Sta a te, vai, da un colpo secco. Di nuovo arancione. Aia. Ah, io ce n'ho una sola, te non ce e l'hai. E come si fa? Boh, dividerla a metà non ha senso perché avrebbe lo stesso gusto per entrambe. Facciamo che io mangio la nera, dai. Io mangio la nera e ne ho una in più di te, vedi? Te ce ne hai due, io ce ne ho tre. Però se becco la nera e becco la puzzetta selvaggia... Buona è melone. La mia... La mia buonissima è melone. E la sputa. Io Sì, perché ho da poco scenato e mi va mia... Dopo se becchi la puzzetta selvaggia ridi meno. Comunque di penitenza prendo la tua perché sennò non è giusto. 5. Quindi 5, te 3, 21 a 16. Ok, sono sceso adesso, sono in svantaggio. Chi ha tirato? Io. Ok, sta. Che tocca a me. Ok, allora questa è perfetta. Non è questa. L'etame fresco o torta di lamponi. Ma sarebbe questa. Questa va, esattamente. Questa violetta. Proprio questa, guarda. Metista. Via. Torta di lamponi la mia. La mia buona. Buona. Buona? Sì. Quindi ci becchiamo 3 punti a capoccia perché anche la mia era buona. Andiamo 24 a 19. Sempre 5 punti che ci distanziano. A finire perdo io, sta a vedere. Vai, gira sta rotellina. Perché non riapita un po' il celestino? Mi piaceva. Eccoci di nuovo. Un'altra volta l'etame fresco. No, questo? Quella di prima, nonna. L'etame fresco, torta di lamponi. Vabbè. Non può andarmi male 2 volte di fila, non c'è verso. No. Cattiva. Cattiva la tua? Cattiva, sì. Tu prendi 7 punti, vai a 26. Io ne prendo 3, vado a 27. 27 a 26. Qui c'è un punto solo di distanza. Va bene, va bene. A 30 si perde, manca va bene, poco. Ora faccio girare io. Di nuovo? Vai. No, un'altra volta. Un'altra volta è l'etame, nonna. Allora si riprende questa, va vai, bene? Va bene. La mia è dolce, la mia è buona. Può anche la tua? No. È cattiva? È un saporeaccio. Quindi se la mia è buona e la tua è cattiva, 26 più 7, 33. 27 più 3, 30. Vinci te. Ho vinto io. Bravo. No, la mia era cattiva questa volta, eh. Ok, lo ammetto, anche la mia era cattiva. Mi sa che abbiamo perso entrambi, sai? Senti che porcaccia che show. Facciamo veramente schifo entrambi. Va bene, ma questi sarebbero come dei... degli scherzi di carnevale. Sì, è una specie. Tu prendi queste caramelle con i tuoi amici, dei giochini, ti metti lì, giochi e se ti va bene mangi la caramella, quindi ti piace. Se ti va male non la mangi. Costa tipo 2 euro in edicola. Ho capito. Ti ricordi anche l'altra volta che ho chiesto di comprarmele? Visto che abbiamo fatto lo spareggio, adesso dobbiamo mangiare l'ultima. Facciamo l'ultima. E chi becca la cattiva perde, chi becca la buona vince. Va bene. Tiro io, eh. Sì, sì, tira. Eccoci. O cerume gelatinoso oppure ciliegia rossa. Io ciliegia rossa. Io il cerume a vino. Allora si mangia la nera. Quindi in questo momento vinceresti te. Con la nera, se io la becco buona, te cattiva ti riprendo. Mi è cattiva, eh. La mia è buona. Mi è cattiva. La mia è buona. Non è cattiva. No, è buona. È buona la mia. È vero o no? No. Che mia, schifo. La mia era cattiva. Ma c'è chi si ostina a dire che sono buona. I brividi. Oh, mamma mia. No, ho pisciato. Allora ragazzi, questo video in compagnia di mia nonna è terminato. Noi speriamo vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un pollicione in su. Se non ancora fatto iscrivervi al canale, condividete il video, lasciate un pollicione in su. Ci vediamo al prossimo video con la step di mia nonna. È tutto.
guarda, ha fatto la pipiste. Mannaggia a te, Gordon, mannaggia a te. Dannato Gordon!